Adesso mi permetto di parlare con i due ospiti che sono al centro del tavolo, perché da una parte ci sono i consumatori spesso evocati. Mi permetto di dire, anche se Legambiente non è un come dire, rappresentante dei consumatori, ma di sicuro, adesso farò una domanda specifica, diciamo, parla con quel mondo, e poi invece Bilniada ci potrà dare un contributo per quanto riguarda il mondo diciamo delle onlus, il modo di comunicare di una parte importante dell'economia, perché possiamo anche parlare di economia del paese legata ai terzi settori. Però comincerei con Barbara Meggetto. Ha sentito, ecco il microfono che ritorna, ha sentito i cinque professionisti che dicevano luci, ombre, problemi, sfide, vogliamo andare a ricompensare. Allora, stranamente in questo paese c'è ancora un fenomeno importante di anticonsumerismo, nonostante, come dire, No Logo sia del 2000, l'Economist abbia fatto una copertina Prologo nel 2001, e come dire, tutto il resto del mondo ha riscoperto che comunque le marche sono un valore non solo industriale ma anche affettivo, valoriale, addirittura, diceva Mirko, quasi sostituiscono le marche alcuni grandi valori che si sono persi, la famiglia, la religione, eccetera. Allora la domanda è: sta cambiando qualcosa o in questo paese le organizzazioni critiche sono ancora molto critiche nei confronti della comunicazione? Per cominciare, poi avrà un secondo giro. Sì, intanto buonasera a tutti. No, io credo che le organizzazioni non sono così critiche, fanno una critica semmai alla pubblicità, al modo di pubblicizzare, a come vengono proposti alcuni prodotti, magari dalla green economy, insomma, per stare nel tema che mi riguarda, nel tema ambientale. Credo che invece ci sia... come dire, si sia modificato anche da parte delle organizzazioni come la mia, come Legambiente, che quest'anno compie 30 anni, quindi anche con un percorso che è passato dallo slogan, dalla vertenza vera e propria, quindi dallo slogan contro e alla battaglia feroce contro e per ottenere anche dei cambiamenti significativi, a un dato di fatto di oggi che è sempre quello di una lotta, insomma, per ottenere dei cambiamenti, ma anche di un consolidamento dell'aver capito che con l'economia, se volevamo incidere e lanciare un messaggio forte, dovevamo in qualche modo bucare anche in quel settore. Quindi il fatto di aver comunque inserito nelle nostre attività una cooperazione o comunque delle richieste anche ad aziende, anche a volte, voglio dire, con spirito molto critico, a cui abbiamo chiesto di modificare all'interno del loro ciclo produttivo piuttosto che delle loro attività una serie di condizioni, è stata in qualche modo un'arma vincente anche per come dire, lanciare veramente dei messaggi forti che non sarebbero, o forse sarebbero arrivati con più difficoltà al grande pubblico. Certo, non passa tutto, non passa ancora come vorremmo un messaggio legato più che a un prodotto, perché ovviamente noi non vendiamo un prodotto, ma a un'idea dello stare nella società e di conservazione, ma anche di utilizzo dell'ambiente e come dire, di protezione di quello che abbiamo e che ci fa stare bene. Questa è la missione forse più difficile, perché se penso a quando parliamo di cambiamento climatico, quanto è difficile far capire e lanciare il messaggio sul cambiamento climatico, che sembra così lontano e così aleatorio, beh, forse lì la scommessa ancora non l'abbiamo vinta, anzi la strada da fare e il coinvolgimento di più attori è talmente ancora importante che, insomma, stiamo tutti i giorni a battagliare perché questo avvenga. Scusate la voce. Altre cose, ecco, assolutamente un applauso.